se una schiera di un'altra, ci sono Giasmina Comina, Anna Comenara, Edoardo Ogeni, Gaia Pelloni, Paola Corretta, Edoardo Santoro, Alessia Insolenti. È un ordinamento che gli insegnanti, anzi ex insegnanti, fanno veramente di una mattinella. Vi chiedo la cortesia di zittire il telefono. Grazie. Li conosco tutti, uno a uno, so per
che qualcuno di voi è qui per caso, qualcuno per scommessa, qualcuno perché non sa cosa fare, perché qualcuno aspetta l'amico, la fidanzata per andare a scuola, qualcuno ha... Basta per pietà. Diciamo che il motivo per cui ci troviamo qui è la curiosità. Hai ragione, sì, però partiamo da una riflessione. Avete mai pensato che il verbo leggere non sopporta l'imperativo? Avversione questa, che condivide con alcuni altri verbi, il verbo amare, il verbo sognare. Naturalmente si può sempre provare. Dai, forza, ama, sogna, leggi, ma insomma ti ordino di leggere, dai! Sono d'accordo con te. Imperativi del genere non portano a nulla, perché la lettura deve essere un piacere assoluto e come tale spontaneo. È per questo, allora, che non vi impongo di leggere, ma vi propongo di lasciarvi tentare dai libri che avete accanto. Se vi sentite ispirati, apritene uno a caso o in base a una logica tutta vostra e rendeteci partecipi della vostra scelta. Sapete, bastano veramente poche righe per creare delle atmosfere particolari. Scegliete una pagina, bastano poche parole. Voi leggerete e noi ascolteremo. Non vogliamo sapere titoli, conoscere autori, vogliamo soltanto lasciarci trasportare. Tutti pronti? Via! Si parte! Appena avete scelto, esibitevi! Venite, venite, un applauso qua, non si dica nessuno! Non c'è nulla di più alternativo di un mercoledì sera trascorso tra le e che ricordo, vi raccomando, secondo me leggere è un atto di piacere assoluto per chi ama perdersi in storie e narrazioni. Ma voi, che siete qui perché presuppongo vi interessi l'argomento, avete sempre amato la lettura? Se sì, siete fortunati. Probabilmente avete avuto vicino a voi qualcuno che vi ha fatto amare l'oggetto del libro. Un adulto che vi ha preso per mano e vi ha condotto nel mondo delle pagine bianche e nere, senza abbandonarvi troppo precocemente. Oppure, fate parte di quel piccolo gruppo elitario che ha la fortuna di amare la lettura praticamente, come fosse una dote o una missione. In effetti, c'è chi sa disegnare da sempre splendidamente, chi corre con il vento da quando ha smesso di cantonare e chi ama la lettura da tenere a memoria. Ora osserviamo i nostri amici. Che cosa hanno? Non sanno cosa scegliere. Sono circondati da degli assediati, da stare. Questo può succedere quando uno entra in una libreria o in una biblioteca. Guarda i libri di leggere i libri, infatti, peraltro così da i libri già letti, senza nemmeno bisogno di aprirli, in quanto appartenenti alla categoria del già letto prima ancora di essere stato scritto. I libri, che se tu avessi più vite da vivere, anche questi leggeresti, ma purtroppo i giorni che hai da vivere sono quelli che sono. I libri che hai intenzione di leggere, ma prima ne dovresti leggere gli altri. I libri troppo cari che potresti aspettare a comprarli quando saranno evidentemente a prezzo. I libri idem come sopra quando verranno ristampati nei cascati. I libri che potresti domandare a qualcuno se ti interessa. I libri che tutti hanno letto, dunque è quasi come se li avessi letti anche tu. I libri che forse hai già letto, ma visto che non li ricordi, vuoi leggere o proprio questo non vuoi leggere. Ma tra tutti questi ci sono i libri che ispirano una curiosità improvvisa, frenetica e non chiaramente giustificata. E questo che proponiamo. Non vi leggeremo la quarta di copertina o riassunto dell'opera. Troppo facile, troppo banale.
una scelta a caso. Beh, allora ascolto. Scusate, dimenticavo. Una breve comunicazione di servizio. Per motivi tecnici, se volete approdire, approdite ora e alla fine dello spettacolo. Approdite il primo applauso, sulla fiducia. Quando l'amico vi confida il suo pensiero, non negategli la vostra provazione, né abbiate paura di contraddirlo. E quando taccia, il vostro cuore non smette di aspettare il suo cuore. Nell'amicizia, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni attesa nasce in silenzio e viene condiviso con un'inesprimibile gioia. Quando vi separate dall'amico, non rattristate. La sua assenza può chiarire ciò che è lui più amato, come allo scalatore la montagna è più chiara della mia. E non vi sia nell'amicizia altro scopo che l'approfondimento dello spirito, poiché l'amore che non cerca in tutti i modi di schiudersi del proprio mistero non è, ma un aereo che non c'è da che afferra solo ciò che vuole. Il meglio di voi sia per l'amico vostro. Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra maniera, fate che lo conosca anche da te. Qual amico è il vostro per cercarlo nelle ore di morte? Cercatelo sempre nelle ore di fuori. Voi che lui può formare ogni vostro futuro, ma non il vostro presso. E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza della vicenda. Poiché nella giornata di tutte le cose, il cuore ritrova il suo mattino e si ristora. Da bambini, a San Eino, ci arrampicavamo su uno dei fiumi, lungo il vialetto che portava a casa mia, e da lassù infastidivamo i vicini, riflettendo la luce del sole in un frammento di specchio. Ci sedevamo uno di fronte all'altro sul lato, le gambe lunghe a penzoloni, e mangiavamo more di gesso di cui avevamo sempre le tasche piene. Usavamo un frammento di specchio a cuore, ci tiravamo le mani e ridevamo come noi. Vedo ancora i raggi del sole che filtrano attraverso il foglio, illuminando il viso di Assad, perfettamente tondo, come quello di una bambola cinese di ieri, con il naso largo e bianco, gli occhi a mano, stretti come una foglia di bambù, giallo oro, verdi o azzurri, a seconda della luce. Ricordano le piccole rete attaccate alla bassa e il lento appuntito. E quell'altro spezzato, un errore del fabbricante di giallo, cui forse era sfuggito lo scalpello, per stanchezza o per disattenzione. Talvolta, mentre ce ne stavamo nascosti sugli alberi, proponeva ad Assad di estrarre la torta e mitragliare il seguito, lì di castagna, il pastore tedesco del nostro vicino. Lui non voleva mai, ma se io glielo chiedevo, glielo chiedevo veramente, cedeva, non mi avrebbe mai rifiutato lui e la sua fede era infallibile. Quando suo padre Alice scopriva, si arrabbiava, per quanto si potesse arrabbiare da una persona gentile come lui, e minacciandoci, ci faceva scendere la luna. Poi ci riquisiva lo specchio e ci ripeteva quello che sua madre diceva lui quando era piccolo, che anche il diavolo usa gli specchi per distrarre i musulmani dalla preghiera. E ride mentre lo fa, aggiungeva sempre, guardando severamente il figlio. Sì, padre, balbettava sangue gli occhi a terra, ma non mi ha mai tradito, non ha mai confessato che tanto lo specchio quanto le cristalli erano pieni. I ragazzi che si amano si baciano i piedi contro le porte della notte e
dei passanti che passano, li segnano tutti. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Ed era loro un rispettato, che rimane morti, stimolando la rabbia dei passanti, la loro rabbia, il loro disprezzo, delirio, la loro vita. I ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontani, molto più in alto che tu, nella variante splendida del loro vita. Quella di riaccostarsi a Dio e sfuggire così al peccato.